seguici in diretta live. Lascia andare l'emozione, la felicità di un'oretta insieme a noi. Eccoci, bentrovati! Siamo tornati alla nuova stagione di diretta live. Pensavate forse che non ce ne saremmo ricordati? Ci siamo ricordati la strada per arrivare fino a diretta live in questo fantastico, favoloso, strabiliante 2020. Che peggio potrebbe anche andare, ma evitiamo di dirlo. Allora, bentornati. Perché? Perché siamo tornati così in ritardo? Miei baldi giovani. Siamo tornati in ritardo perché c'è un perché. Perché non sapevamo se iniziare o meno, troppe le restrizioni e quindi abbiamo fatto il tiro alla fune con il Premier praticamente. Siamo arrivati fino a novembre, dai, ormai dobbiamo iniziare a settembre poi. Vabbè, ma, succede. Insomma, eravamo anche un po' Lo fanno. Che devi fare? Allora, io sono stato un po' impegnato a fare una posuccia. Che cosa? Quindi... Che cosa? Non lo sa nessuno. dimmelo. Ma siccome mi avanzava un po' di tempo, ho preso una seconda laurea. Ma che bello! Voi sapete perché lui ha preso la seconda laurea? Lui ha preso la seconda laurea per poter scrivere il post sul suo profilo, fare tutto quel pippone di incoraggiamento a tutte le persone che devono... L'ho fatto a fine ottobre, quindi insomma ero un po' impegnato. Si era preparato tutto l'ingresso corone d'alloro che ormai... Si è seccata, l'abbiamo messa a pollo a forno. Ma non è facile a questa età, insomma, la seconda laurea. No, ma non è facile nemmeno a 20 anni. Lavoro, è facile, quindi figurati. In che? È una cosa complicata. Ringraziamo a proposito l'Università di Cassino, tutti quanti. Allora, vorresti ringraziare te stesso. Poi scusa, vuoi mettere quando c'è tumori? L'immarcescibile, laureato, signori, il dottore Fabrizio Sparta. Con me, come sempre, il maschio angioino dalla barba a porco spino, l'insuperabile, intangibile, impenetrabile, Angelo Sarra. Salve, eccoci, buonasera, qua. Benvenuti a diretta live, abbiamo fatto. Siamo tornati, adesso sono affari vostri, sempre per dare un po' di musica. Sì, sì, l'obiettivo è questo. Questo periodo che non si può fare musica live, purtroppo. No, probabilmente non si potrà fare per tantissimo tempo e in verità abbiamo deciso di riprendere, oltre per sentire gli amici che non stanno qui in zona ma che comunque ci contattano da oltre manica, oltre provincia, oltre regione, per far suonare un po' gli artisti che in zona possono raggiungere il nostro fantastico Studio 2, che non è Studio 2 ma è Studio 5, ma noi lo chiamiamo Studio 2, che abbiamo allestito per i live. Vediamo, è bello perché sto continuando a parlare per non farti parlare. Guarda, visto eccoli! Che... Un saluto alla nostra ospite live. Buonasera, dopo... buonasera a tutti, grazie. Ilaria Cretaro, bellissima e brevissima. E bentornato al nostro maestro Jazzy Giorgio. Jazzy Giorgio sempre con noi, fa parte ormai dello staff di diretta live. Ma guarda quanto è bello lo studio 2, è bellissimo. Ragazzi, qua Extra TV hanno fatto un lavorone proprio ci per si sono dare messi la possibilità l'impegno di far suonare almeno. Ragazzi, è diventato live l'unico luogo dove si può suonare. Fate un po' voi, fate un po' voi. Tutti distanziati, siamo a distanza noi. Quindi, ma anche meno, cioè, anche meno sono a distanza loro, dà la possibilità di far sentire la musica, anche perché ci hanno scritto in tanti quando riniziate, ma non riniziate pure, lasciate perdere perché tanto è una causa persa. Allora, vabbè. Vi aspettiamo comunque, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook diretta live Facebook. O su Extra TV, insomma, sempre la pagina Facebook. Abbiamo anche una novità. Sì, abbiamo deciso, perché è dopo, bisogna farlo, di aprire la pagina Instagram, diretta live music, quindi seguiteci, followateci. Siamo anche su Instagram per fare le storie, quindi follower. Insomma, diretta live music, seguiteci su Instagram. Così carichiamo tutte le fotine, tutte ringraziamo le belle anche, cose. Ringraziamo un po', dai, esatto. La nostra biglietta, ormai siamo diventati dei fumetti, la nostra Filomena Testani che ci ha omaggiato. Fabrizio e l'altro, un'altra bellissima sono io, biglietta. Sembro... io sembro un personaggio bene, storico, ormai siamo diventati ricordo il nome, ma due fumetti non era una bella cosa. Sì. Poi c'è anche la parte bassa, adesso magari non si vede. Lì non c'è, l'abbiamo pubblicata oggi, nella parte bassa. Due grandi perdite per il mondo dello spettacolo. Sì. Gigi Proietti ahimè, e Dorazio. È morto il maestro, è morto anche Dorazio. Ma hanno chiuso i cinema?
È morto Sean Connery, hanno chiuso i teatri, è morto Gigi Proietti, cioè, niente più concerti, è morto Stefano D'Orazio. Vabbè. Chi è? Ma veramente? Chiudiamo il Parlamento, ma andiamo avanti! A noi ci chiudono prima di iniziare. Ma che a noi te ci prega. Per questo nuovo studio, vedi, senza microfoni siamo tutti quanti. Sì, stiamo tipo testando anche questa nuova tipo televisione. Sì. Allora, salutiamo prima di iniziare anche un po' chi ci sta seguendo adesso su diretta sulla pagina di Extra TV. Filomena, ti ringraziamo per la vignetta, fantastica. Poi faremo un libro, Gio Turner, emozioni, tutti quanti quelli che ci scrivete. Scrivete e condividete la puntata, Così state con noi, noi vi saluteremo. Vi mancava Sparta che dicesse condividete la puntata, seguiteci. Mi sei mancato un po', Angelo, lo ammetto. Mi sei mancato. Devo ammetterlo anch'io. I nostri balletti, le nostre sette. Vabbè, ma noi non ci siamo mai persi di vista. No, ci siamo mai persi di vista. Ci sentiamo anche troppo spesso. Pure troppo, insomma, dai. Pure troppo. Allora, che vogliamo fare? Iniziamo subito perché io direi la puntata che siamo è piena, già lunghi e in ritardo. La puntata è piena, quindi insomma di ospiti. Adesso consentiremo un mio carissimo amico, sempre uscito poi dal. Adesso vedremo che cosa abbiamo combinato. Un personaggio. Poi abbiamo un illustre ospite, sentiremo dopo Renzi, insomma. Un illustre ospite. Doppio vincitore di Sanremo. Uno dei più grandi autori italiani attualmente, è uscito col suo secondo disco, Giuseppe Anastasi, quindi insomma non cambiate canale. Come sacco si dice. Di roba, come dicono a Londra. E poi nello Studio 2 abbiamo live. Abbiamo Ilaria Cretaro, che deve parlare dei suoi ultimi lavori. Il suo ultimo progetto e farà insomma delle canzoni live. Ma prima di passare al primo ospite, io lancerei il primo brano. Don't Stop Me Now. Per forza, perché siamo Queen. Tornati. Vai. Principe e Sandrino il Mazzolatore. Ci sono tutte e due, fanno mai parte di diretta live. Ringraziamo anche Vincent che ci ha dato manforte prima dell'inizio. Sì. E i nostri sponsor che vedete in sottopancia. Insomma. In sottopancia questo che è un po' frizza. I nostri sponsor, anzi, vi invito se ci volete sostenere e seguire, insomma, contattateci a diretta live xradio@gmail.com. Che noi poi veniamo in loco e facciamo anche lo spottino sui nostri profili Instagram, che a lui gli piace. Siamo in fuori onda. Dimmi. Possiamo dirlo, se volete, se avete dei progetti che stanno uscendo, vi volete far sentire, volete suonare musica live, lo diciamo in onda, lo dobbiamo dire, poi lo ripetiamo. Contattateci, insomma, noi vi invitiamo qui a studio. Ragazzi, 2-3 milioni d'euro ad ospite e a siamo buona. Okay. Allora, come va lo Studio 2 lì? Io mi perdo le cuffie come al solito. Li abbiamo tappati là dentro, ma però sta bella ambientino. Ci ha detto bene a Jezzy, ci ha detto bene. Allora, Alessandro, salutiamo. Io non ho i commenti, aspetta. Già stasera? Cosa? Alle 21 già andiamo in onda sul canale 94. Io non lo sapevo. È una news. È una novità. Così. Allora. Ma perfetto, stanno parlando in cuffia, io non sapevo niente. Lorena, ciao Lorena, seguiteci, condividete, vi raccomando. Seguiteci e commentate, noi vi saluteremo. Ciao Giuseppe Pessotti. Vai Renzo, sentimi Renzo. Sei contento che siamo tornati insieme? Cosa? Sei contento? Quando fai così a me mi viene il mal di mare. Io la profonda invidia adesso di Jazzy, non so perché. Tu sei una bestia, anzi una bestia. Il cappello dal Conte Duval, Spartaco, Spartaco! Vai, rientriamo! Di nuovo, eccoci. We come back, come dici sempre te, siamo tornati con i Queen. Che cosa sono madrelingua inglese. Avremo anche degli ospiti poi internazionali, quindi io sono madrelingua inglese. Tu hai preso il vizio di dire tutto e subito. Vabbè, però voglio anticipare, insomma. Ma che era la suspense? Ma dicevano prima dalla regia
Che poi la puntata, non ho capito, non allora stavo, ero fuori cuffia. Andiamo, questa è una sorpresa anche per noi, andiamo direttamente questa sera alle ore 21 sul canale 94 di Extra TV. In quindi, replica. Adesso siamo in diretta, ci potete tranquillamente insultare in diretta, commentare. Così si saprà anche dopo. Quindi. Si saprà anche dopo. Però vabbè, questa puntata va subito questa sera, quindi dopo così un'oretta. Spatta, torna a casa, si riguarda, si mangio sputa, due spaghetti. Ah, puro spaghetto te fai? Va bene, va bene. E ci vediamo, quindi questa sera, diretta live, come in prima serata, dalle 9 alle 10. Sandro! Ci potete seguire. Allora, vediamo se abbiamo il nostro primo ospite. Renzo? Ci sei, Renzo? Sì, ci sono. Eccolo! ti vedo in Bart, ti vedo. Ma dove sei? Sulla canoa? Spunda come la luna dal mondo. Spunda. Grande Renzo Maretta, benvenuto a Diretta Hello. Live. sembra uno che è uscito dal libro della giungla, guarda. Personaggione. È un personaggione. Allora, Renzo. sì, perché adesso sta nell'ambiente, lui, capito? Lui sta sulla canoa. Sta sulla canoa adesso, no? Sta sulla canoa. Adesso sulla diremo canoa. Anche perché. Allora, Renzo. È arrivata l'onda. È arrivata l'onda. Lui fa parte, uno degli artisti di punta della Sottotetto Records, quindi un'etichetta che insomma io mi fregio di seguire, di cui sono direttore artistico. Vabbè, Renzo! Esecutivo insieme a Stefano Iuso. Allora, Renzo, che cosa Ragazzi, abbiamo combinato? Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato. Hai trovato qualcosa nella canoa, io ho capito solo questo. Ragazzi, è proprio vero. Ho trovato il buon alla canoa. La cosa bella, ragazzi, è che adesso siamo diventati amici. Non so se si può vedere. Avete visto qua il mio amichetto? Vedi, c'ha pure proprio il buon, che capito? Lui si traveste pure, insomma, c'ha. Non è giovanissimo, mi piacciono fare questi travestimenti. Insomma. Non è giovanissimo. Penso, ma non ho capito cosa hai detto, però. No, niente. No, è qualcosa nostre. Che andrebbe bippato, bisognerebbe insultarlo quest'animale. Allora, Renzo, a parte un carissimo amico, insomma, fa parte della nostra crew dell'etichetta. È un bravissimo musicista, fa parte insomma dei Monica Vitti, poi di Fitztrovia, fa parte insomma del gruppo. A un certo punto gli è uscita questa vena cantautorale. Guardalo. No? È vero? Renzo, che scusa, stavo suonando, sono già sul prossimo. Allora, siccome pezzo. Io ho capito, seguendolo, che lui è appassionato di yoga, che è una sorta di tua ancora di salvezza, da quello che ho capito. Hai detto proprio bene, perché anche in questa canzone ho voluto riproporlo, perché dopo questa strofa dove è un po' misteriosa, mm-hmm. il ritornello esplode di gioia e felicità. Noterete il mio completino sul giallo. Che esprime vitalità. sì, l'ho visto. E poi tutti questi boh. Una cosetta molto sobria, tra l'altro. Sì, ma lui sta lanciando un nuovo genere musicale, l'elettro hippie. Cioè, è elettronica male, ed è hippie, capito? Guarda, un elettro hippie. Che è abbastanza originale, non c'è. Ma non l'avevo mai sentito, quindi buono. Allora, ma come ti è venuto in mente di fare... C'è un boh della canoa... Diciamolo, è una cover di un bravissimo esatto. autore di Andrea Mingardi. Sono partiti una serie di boa tra i commenti. Come ti è venuto in mente di fare la cover di Andrea Mingardi? C'è un buon alla canoa. Ma allora, questa domanda è un po' truffaldina, ma te lo dico molto volentieri. E insomma, è capitato questo, che in una notte di mezz'estate mi è arrivato un messaggio che recitava così, ma cosa diresti... di C'è un boa nella canoa. A quel punto io non ci ho più visto nulla perché mi si è accesa subito la luce, non lo so se si vede. No, ma perché si è accesa la luce? Perché per me quel pezzo vuol dire un sacco di cose. Innanzitutto mi ha affascinato appunto durante i primi anni 80 quando la prima volta che l'ho visto in video Mingardi a cantare questa canzone così per me assurda ma così surreale, bellissima. Sentirmela riproporre dopo così tanti anni e dirmi mai voglia di farla, per me è stata amore a prima vista. Ha un da lì è fantastico. Tutto. Hai un occhiale fantastico. È un occhiale fantastico, è veramente un personaggio. Questo è un occhiale anni 80, è un personaggio, bellissimo. Un personaggio. Questa canzone non la conoscono in tantissimi, però è stata una hit del 1984 di Andrea Mingardi a Festival Bar. Capito? Quindi insomma a me faceva impazzire questa canzone. E allora abbiamo riproposto la cover anche perché su digital non c'è, certo. Ed è, insomma l'ha fatta benissimo, quindi adesso andremo anche a vedere il video perché c'è anche il video. Anche perché rispetto a quella
originale abbiamo cercato di mettergli un po' più di ritmo e di renderla un po' più solare, perché alla fine il messaggio di questa canzone è un messaggio solare, nonostante il boa e soprattutto chi fa il buco nella canoa, ed è per questo che entra il boa, alla fine si esplode nel ritornello con un love and go, e quindi ama la vita e vivila meglio che puoi. Questo è il un messaggio bellissimo in questo periodo. Sì, esatto, che porta un po' di leggerezza. Ci vuole un po' di leggerezza. Insomma, fa parte un po' del percorso artistico di Andrea Mingardi, del rock demenziale di quel periodo. Ed insomma, è un mio sogno aver rifatto, riprodotto insieme a Renzo, insomma, questa cover. Ed è uscita benissimo. Il video è anche fortissimo, girato lì a Milano, sempre con amici. Lui poi fa dei video tipo Steven Spielberg, cioè non so come riesca a farlo in casa, però sono veramente fantastici. Allora, io direi appunto di lasciamo a lui il compito di presentare il video. Allora vai Renzo, lancia digital, tu il video. Digital e lancia il video, vai. Ragazzi, siamo giunti al momento, il boa è arrivato. Ascoltiamo C'è un boa nella canoa. Renzo Varetta, C'è un boa nella canoa su tutti i digital. È un pa, mi fa impazzire perché c'ha sta vena da pazzo, capito? Elettro hippie, è bellissimo. Nella canoa. Senti questo, move elettronico. Boa nella canoa. Cioè, quello l'ha fatto in casa lui, capito? Cioè, spettacolo, capito? È un pazzo bellissimo. Scatenato. Abbiamo iniziato un po' con Renzo a fare la prima cosa, andare di matto subito. E poi che lui non cantava, capito? Lui non cantava, sono musicista. Ah. Poi insomma nell'etichetta ha detto sta vena un po', sta voce particolare, prova a fare, cioè, ci ha preso gusto e sta andando. Va bene, allora salutiamo. Aspetta perché penso che stia andando. Ciao Ivana. Regia in fuori onda, abbiamo il video. Maria. Sì, in fuori onda c'è il video, non ci siamo noi. Ah, ok. Ok. Non dire le solite minchiate che dici perché ci sentono. Mi ero confuso. Perché mi metto a guardare i video? Io questo sono memoria. Ma Renzo sta ancora lì? È collegato ancora Renzo? Sì, a lui ce la vede tutta, insomma, dentro qua. Mi sentite? Mi prendete Giuseppe, così appena finisce il video lo chiamiamo subito? Non so neanche io ne so, a che punto stiamo? Angelo? Dimmi, caro. Che ore so, a che punto ma stiamo? Ma lascia perdere, sono le 7:30. Passate ormai da un po'. Beh, abbiamo iniziato in ritardo e andiamo lunghi. Abbiamo iniziato un quarto d'ora di ritardo almeno. Come al solito le buttiamo noi. No, vabbè, ormai... Salutiamo, dai! Ciao Valentina! Oh, Valentina, Valentina, ciao! Valentina, il video si vedrà nella replica! Non si vede in diretta su Facebook, giustamente dice non si vede il video. Il video lo potrete vedere. Insieme insomma, agli altri, questa sera, sul canale 94 del DDT. Sul canale 94 Digitale DS Extra TV. Yes, sì, sì. Salutacelo tu per cortesia. Ok. No, no, vai così. Ok. Ma Fabrizio è così. Ma io. Sì, no. Vabbè, ma io c'ho... Aspetta, ma regia, c'ho ma tu pensavi che lui fosse cambiato in questa pausa? Cioè, ho due lauree, sai che. C'ha due lauree, figurati. Manda un messaggio a Renzo, digli che abbiamo chiuso il collegamento. Salutalo. C'è pure il balletto del lauree. Vedi? Quindi seguite Renzo Varetta. Vedrete il video anche su YouTube, stiamo rientrando. C'è anche il balletto. Il video, il balletto di... È il balletto del Natale. Poi questo andiamo incontro alle feste natalizie, quindi... Vai! Sì. Allora, abbiamo fatto anche il video, il balletto del video di C'è un boa nella canoa. Avevo dimenticato quanto fosse estenuante avere a che fare con questo signore qui. Ma noi, guarda, è che siamo due deficienti, ammettiamolo. Ed è ma perché? Che, ma tu sei deficiente? No, ti faccio insultare. Ti faccio insultare da una persona che è degna di insultarti e sa anche come farlo. Giuseppe? Buonasera, signori, mi sentite? Eccolo, maestro, buonasera. No,
Maestro, compare. Maestro, va bene. Sei stato il mio maestro, prima maestro e poi compare, insomma. Grande Giuseppe Anastasi, benvenuto a Diretta Live, un'altra ciao, volta. Ragazzi, perché, insomma, ciao ragazzi. Ciao, ciao Giuseppe. Vi è prolifico qua il compare, eh? Cioè, sporna lui CD, uno dietro l'altro. Ha sfruttato al meglio il lockdown. No, perché io ricordo all'inizio quando facevamo il chat, stasera siamo tutti chat, Renzo, Giuseppe che è il docente. A proposito, volevo fare i complimenti a Renzo sia per il buono alla canoa, ma soprattutto per l'espressione che ha nel video. L'espressione è fantastico. Facciale è una cosa secondo me straordinaria. Io ho riso mezz'ora quando ho visto il video. È un attore. Poi, sì. È un attore. Dovrai pure vedere le scarpe rosa di Stefano Iuso, là proprio è una chicca. Comunque, allora, mi ricordo ancora quando, insomma, era il nostro maestro Giuseppe Anastasi a scuola di Mogol, autore testi, che era un po' restio a fare dischi. Ha preso il via, prima con incontri avvicinati del vecchio tipo. Adesso mi è uscito con il nuovo disco. Ce ne vuoi parlare? Esatto. No. Ok, perfetto. Va bene. Ciao, allora. Scherzo. Ciao, Giuseppe. No, Schopenhauer e altre storie, già sì. È un titolo, cioè Schopenhauer, tanta roba. Ma che dire, ragazzi, un disco ha una particolarità, è rotondo, c'ha le canzoni all'interno, ragazzi. No, 12, davvero? Sì. No, ma non ci credo, dai, 12. È impossibile. La prima è Berlino e l'ultima è Nonna. Esatto. E per questo viaggio da Berlino a Nonna ci sono 12 storie. E prese dalla vita, prese un po' dal ripasso della filosofia che ho fatto, ci sono 12 canzoni belle ricche e quindi vi consiglio vivamente e caldamente di ascoltare questo CD perché a parte che immunizza totalmente. Dopo il secondo ascolto sei praticamente immune. Immune, sei immune da tutto, ma da questo tutto. È figlio del lockdown questo... secondo CD o già no, era un po'... in realtà avevamo perché non ho scritto da solo in questo caso, avevamo già scritto le canzoni prima del lockdown. Durante il lockdown ci siamo soltanto lamentati. No, nel senso che abbiamo fatto è giusto. Abbiamo fatto il lockdown come tutti, abbiamo impastato. No, anche perché ti ho seguito, quindi è uscito prima a Berlino con un bellissimo video, cartone animato, poi Bla Bla Star polistirolo, anche. Insomma, ti ho seguito nel percorso, ormai diciamo funziona così, si mandano i singoli, inizialmente si mettono fuori su digital e poi quando c'è un progetto più completo, insomma, si tira fuori il CD. Ma in realtà oggi come oggi, in questo periodo storico, non c'è nessun iter preciso, cioè se c'hai le canzoni vuoi farle uscire, le fai uscire, se no no, perché esatto. Tanto, poi ho approfittato del fatto che non usciva nessuno, ho detto vabbè io esco. Esco io. Ma tu sei come il Cavaliere Nero, hai questo senso di libertà. Sì, capisci? Assolutamente. Sì, ma ci fai sentire qualcosa? Ragazzi, voglio approfittare. Ragazzi, sono talmente libero che sono, vi dico questa cosa, sono nato nudo. Dai! Sì. È una cosa allucinante, non ci si crede. Sono nato nudo, ragazzi, vi ho detto tutto. Si nasce nudi? Giuseppe è nato nudo, è uno spettacolo che insomma magari non augura a nessuno, però... No. Senti, Giuseppe, ci fai sentire qualcosa? Hai ovviamente la chitarra, sicuramente, perché sì, tu ce l'hai sempre. Sì, c'ho la chitarra. Dai, facci ascoltare qualcosa, così facciamo un po' di musica live, che qua non voglio aprire il discorso che non si che si apre ogni 3x2, dimmi. Io spero quindi... che si senta bene. Sentite la chitarra? Sì, si sente, vai. Allora, faccio la prima canzone che è uscita, faccio Berlino. Berlino. Berlino da Schopenhauer ed altre storie. Giuseppe Anastasi a Diretta Live. C'era una brezza divenuta vento, c'era una storia in questo novecento, c'era una sciarpa tutta rossa e i tuoi occhi blu. C'era che io non ero proprio pronto a questo amore, a questo cambiamento, c'era che l'anima più bella eri tu. Poi scese una nuvola, troppa finta libertà,
a nascondere tutte le cose, la visione lucida di una storia scomoda. A novembre non sbocciano rose, aspettami al di là del muro, io sono ancora qua a contemplare il futuro. Cos'è rimasto poi? Solo noi, solo noi. Il blu degli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Eccetera, eccetera, ragazzi. Bellissimo, bravissimo. Grande canzone, come tutte le tue canzoni, insomma. Cioè, non c'è neanche bisogno di ricordarlo, insomma, Giuseppe Anastasi. Si sentiva benissimo, si sentiva benissimo. No, abbiamo combattuto decentemente con Skype. Questa quindi è la prima canzone che è uscita appunto dal suo nuovo CD, sul Schopenhauer, insomma, e altre storie. Poi, ma questa era, non era ancora uscita quando ci siamo sentiti, che era marzo, aprile? Mi sembra, non mi ricordo. I don't remember. Come dicono i bassi fondi di Londra. L'ho bombardizzato, questo lockdown ci ha fatto perdere la memoria, insomma, quindi e va bene. Poi vabbè, Giuseppe, poi cioè, a parte Sanremo, Arisa, Cheope, Michele Bra, tanti artisti, è uno veramente dei maggiori autori italiani, quindi insomma è veramente un onore averlo qui. E poi, ringrazio, è un grande amico, è una penna importante. È una penna molto importante, insomma, veramente. Ma più che una penna, un pennarello, direi. Poi ci deve anche salutare Carlotta, che abbiamo pure intervistato direttamente, abbiamo avuto ospite. Assolutamente, ragazzi, è di là con mio figlio Vittorio, che stanno cenando, giustamente. Ma e te digiuno. Qua se non ci chiudono, ti aspettiamo però, però quando si può uscire. Eccolo. Un bicchierello di vino. Che ha fatto anche l'olio, quindi Giuseppe. Bravo. Però ti aspettiamo qua live a te e Carlotta allo studio 2, adesso c'è Ilaria Gretaro che poi saluterai. Abbiamo preparato questo studio nuovo per proprio fare il live che non si può fare. Eh sì. E quindi ti aspettiamo quando si potrà uscire. Tu che zona sei? Io sei giallo o rosso? No, io sono arancione, ragazzi. Momentaneamente arancione, tendente al rosso, però diciamo come le foglie d'autunno stiamo per ora. Ah, sì, i colori come sono le quelle. Foglie di autunno. Siamo due lauree, non è che sei veramente un poeta, sei veramente un poeta. Allora, prima guarda, Giuseppe, prima di ricordare poi il CD dove trovarlo, sui digital, anche quello fisico, magari lo faremo vedere. Però tu mi conosci, sei stato insomma mio maestro, mi conosci bene, abbiamo passato tante serate insieme. Tu lo sai che mi dispiaccio per lui. Un po' bastardo dentro, tu lo sai, no? Che sono un po' bastardo. Ma anche fuori, cioè non perché anche ti devi limitare. Perché quindi io ti prendo in castagna e vorrei che mi facessi giusto l'inizio, magari fino all'inciso, di una canzone a cui tengo tanto, che sono passati tantissimi anni, che abbiamo ascoltato tante volte. Qual è? Dai, guarda, l'ho rivisto proprio oggi che eri in bagno. Eri in bagno davanti. Lo specchio. Lo specchio, dai, ci vuoi fare l'inizio o meno fino all'inciso? Perché questa è la prima canzone, passata di 12 anni, 15 anni. Non lo so, io ero piccolo, tu già eri anziano. Vedi, già anziano. Sparta, tu sei nato vecchio. Lui era piccolo, io ero già anziano, già avevo 4-5 figli. Però insomma, questa era una prima canzone. E ci vuole che insomma sia anche su YouTube, che si dia il giusto merito allo specchio che ha accompagnato centinaia e centinaia di giovani artisti al CET, insomma, quindi prego. E allora vado. Vivo in una stanza col balcone, ho la mia collocazione in fondo al letto, sono la passione del narciso, la condanna dell'obeso, perché rifletto. C'è una bimba che mi guarda attenta, non capisce bene, lascia la sua impronta. La signora prova quel vestito, cerca un complimento. Vivo da una vita in ogni vita e di vita ne ho veduta, ma di riflesso. C'è chi se n'è andato, chi è arrivato, chi per rabbia mi ha colpito, c'è chi mi ha perso. Sono il primo incontro la mattina, giudice severo della sera prima. Sono al tuo cospetto ben disposto, puoi vederci un santo.
Vuoi vederci un mostro? Ed io non penso ma rifletto la realtà. E di ogni uomo sento l'anima. Loro mi guardano, io che limito. E riflettendo me ne resto qua. C'è chi mi parla un po' dei fatti suoi, chi invece passa e non si ferma mai, chi piange perché ha i suoi rimorsi, ma non può sfuggire a ciò che è la realtà. Grandissimo, grande, grande, mi hai fatto proprio un bel regalo, Giuseppe, insomma, di sentire. No, non è un canzone. Regalo, sono 60 euro. Però. E ben ti sta. È giusto, è giusto. Bonificheremo allora. Quanto prima. Allora, Giuseppe, ragazzi, ve lo faccio vedere, aspetta, ve lo faccio vedere. Facci vedere il package. No. Allora, mica si può dire in televisione. Oh, bravo, oh, bellissimo. No, non volevo essere volgare. Dietro. Sì, no, perché sei partito, ve lo faccio vedere. Aspettate che tolgo pure il cellophane. Vai, così intanto dovevo... faccio un po' la tracklist. Giuseppe, Berlino, Scrooge, Polissirolo, Boia, Bingo, ancora Rose, I sogni del colonnello, Bla Bla Star, Luna di cioccolata, Schopenhauer, Nonna. E ti porto via con me. Il ragazzi, CD vorrei portare via con me. Con libretto, con i testi, è stato un lavoro, è una cosa autoprodotta totalmente... Da me, mia moglie. Autoprodotto con tanto di packaging. Sono le cose più belle. Fatta in casa, però fatta molto bene, secondo me. E per chi vuole, la parte lo può trovare in tutti i digital store, che può essere Spotify o quant'altro. Mm-hmm. E se volete la copia fisica, sì. Basta scrivere o nella mia pagina, Giuseppe Anastasi, pagina artista, potete mandare un messaggio. Oppure a info@giuromusic.it mi pare o com, non mi ricordo. Io però... vabbè, Giuro Music, insomma, sì, che sono le tue edizioni. Esattamente. Poi ovviamente c'è l'offerta prenatalizia. Un CD sono 10 euro. Due CD? Sono 25 euro. Bello. È giusto, perché insomma c'è crisi. No, sì. Grande, poi io verrò a prenderlo insomma con l'autografo. No, volevo dire che in questo periodo terribile che stiamo vivendo ora, in questo disco hanno lavorato più di 25 persone, le varie maestranze, trafonici, addetti a io studio, a grafici e quant'altro, e quindi mi fa piacere salutare tutte queste 25 persone che hanno lavorato, ma soprattutto i miei compagni di viaggio con i quali è stato fatto questo disco, che sono Walter Sacripanti, Cristian Pratofiorito, Antonio Lusi ed Elvis Damiano, con cui abbiamo firmato anche una canzone tutti insieme, che è Bingo, che è quella più caciarona di tutte. Che bello, io non vedo l'ora di ascoltarlo tutto. E anche, insomma, detto delle maestranze che in questo periodo, lungo periodo purtroppo, stanno soffrendo parecchio. Soffrendo. In questo periodo stiamo soffrendo tutti, per carità. E dopo, diciamo, insieme alle due guerre mondiali, questo è il periodo più terribile della storia dell'umanità. Però bisogna dire che veramente la cultura, la musica è stata abbandonata a se stessa, e quindi... la cosa, una volta si diceva che l'Italia era un paese di santi, poeti e navigatori. Bravo. Ok, i santi e i navigatori forse non si sono salvati manco, ma di poeti proprio non li ha considerati nessuno. Non li ha considerati nessuno, veramente, è un peccato. Io non dico che andrà tutto bene, che mai porta no, sfiga. No, se lo dici ti lancio la prima cosa che ho portato. Però no, ragazzi, sicuramente per voi due no, io mi salvo, voi due no. Vabbè, Giuseppe Anastasi con il suo nuovo disco, Schopenhauer e altre storie, andate a cercare sulla sua pagina artista di Facebook, Giuseppe Anastasi, se volete il suo CD. Compare, come sempre, è stato un piacere averti con noi, ciao, ti ringraziamo. Ragazzi, grazie per essere stato con noi, Giuseppe. E ti aspettiamo, ciao. Spero di venire più presto in studio, vi ringrazio. Ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao, compare. Allora, siamo, già siamo insomma secondo ospite, in attesa di sentire Ilaria Cretaro dallo studio. Aspetta, 2 perché Carlotta ha precisato info@giuromusic.com.
È perché le donne, le donne sono sempre più precise. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Noi insomma siamo un po' più così, farfallone. Io non vorrei stare nei panni di Giuseppe adesso. Le botte. Ah, saluto, scusami, oggi è il compleanno del maestro Donato Cedrone, il maestro, quindi lo salutiamo. Salutiamo ciao, Donato. Ciao, Donato. Allora, che facciamo? Sigla? Facciamo che, regia, come sempre? Ce l'abbiamo ancora? Ce l'abbiamo ancora la e sigla? Allora, sigla! Nuovo, eccoci studio. Tornati finalmente. Vedi, quando anche faccio risentito. Così passo davanti la camera mentre ti inquadro, lo faccio apposta. No, va bene. Abbiamo risentito la sigla cantata insomma dal nostro Angelo Sarra, composizione di Fabio Raponi, testo non si sa di ieri, qualche non lo qualche so è un animale veramente eccezionale, che noi la mettiamo così in mezzo la sigla, come sempre. Siamo perché noi abbiamo sempre rispettato la regola del Cavaliere Nero, che la regola del Cavaliere Nero va rispettata insomma, adesso ancora più di prima, e quindi noi la sigla la mettiamo in mezzo. Allora, siamo sentite? Pronti? Ci sentite dall'altro studio? Ci siete dallo studio 2? Facciamo vedere. Ci siamo, ciao Fabrizio, ciao Angelo, ciao Diretta Live. Salve, buonasera, volevamo sapere cosa prendono per cena, grazie. Che prendi, Gio? Che dici? Tutto quello che hai, Angelo. Me lo immaginavo. Iniziamo ad avere fame. Grazie, 10 minuti al tavolo 7, grazie. E abbiamo anche spostato, abbiamo anticipato questa nuova fascia oraria. Prima abbiamo anticipato, ma rigorosamente siamo arrivati in ritardo. Dalle 9 alle 10, adesso Diretta Live dalle 7 alle 8. Perché vabbè, così vabbè. Il coprifuoco lo freghiamo. Allora, lo studio 2 è bellissimo, nuovo di zecca. Hanno fatto un lavorone qui negli studi di Extra TV. Anzi, guarda, che no. Che bello, guarda, Ilaria poi insomma è fantastica, guarda che. Grazie, come sta bene, che ottimo outfit che c'ha. Madonna, che parolone hai detto. Cioè il tuo cervello ha fatto un doppio carpiato con avvitamento per dire outfit. Ha partorito un outfit così, capito, senza colpo ferire. Allora, vogliamo subito sentire un qualcosa? Sì, allora, andiamo subito sul live. Un brano prima di chiacchierare un po' del più e dalla mano, non è vero? Dai, se sono pronti io e farei noi siamo pronti. Un live e poi chiacchieriamo dopo se non uscite, dai. Soffio forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna le sue mani e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, quei morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ho ascoltato quei bastardi e loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che
questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Alice e le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano in mezzo a sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, ora lascia che ti racconti. Avevo una giacca sgualcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccerà quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti, lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Bravissima! Eccoci. Ma dai! Bravissima! Il primo applausometro della nuova stagione di Diretta Live! Che meraviglia! Marlena! Fammi sentire un po', Fabrizio, ancora? Va, ecco qua! E me lo prendo tutto questo applauso, perché non canto live da tanto tempo, quindi ma è una grande emozione! Ma chi lo dici, chi lo dici? Ma noi siamo qui apposta per dare spazio agli artisti, ai cantanti, per che cantare, per suonare, insomma, perché non... ormai si può fare poco, allora diamo spazio noi qui a Diretta Live. E mi sembra più ed è doveroso. Bellissimo, sei stata bravissima questa. Grazie. Complimentoni. Questa grazie, grazie. In maniera veramente eccezionale. Che poi tu lo sai che ha scritto questa canzone di Maneskin? Ho paura che tu dica qualcosa. No, l'autore sì. Lo sa anche la certo, anche certo. Specialmente Jesse Giorgio. Sì. L'ha scritta Giuseppe Conte, questo è il nostro. Certo. Sì, perché diceva Marlena torna a casa, capito? Questo periodo di Covid. Ilaria, già, cosa stai facendo in questi giorni? Senza parole. Giorgio è andato via. Ma guarda Angelo, allora noi sì. Stiamo lavorando in studio, come penso la maggior parte degli artisti. Purtroppo ci troviamo a vivere un momento molto particolare, difficile, e speriamo che passi presto e nel migliore dei modi, insomma. Speriamo di ritrovarci su un palco molto presto con tante persone. Ne stavamo parlando proprio qui nello studio 2 io e Giorgio, perché ha fatto parte della mia band. Purtroppo quest'anno siamo stati fermi come tutti e speriamo di ricominciare molto presto. Beh, questo l'importante sì. È non fermarsi, perché comunque finirà questa storia e noi dovremmo stare sul ce pezzo. Ce lo auguriamo, certo. Dobbiamo poi finire, essere certo. Pronti, quindi. Secondo me nel 2056 ci possiamo anche abbracciare. Ma scherzi, prima o poi, insomma, ma scherzi, anche finirà, un paio di mesi dopo. Senti, ma piuttosto, ma io ho visto, spulciando la tua pagina, che sì. Tu hai girato un video. Ho girato un nuovo video, vero Angelo? Ce l'abbiamo fatta, cioè dopo quasi un mese, insomma, di che facciamo? E allora giriamo di chiamate, telefonate, messaggini, insomma, progetti. Ce l'abbiamo fatta, ma è un qualcosa di nuovo, di particolare. Allora, voglio però dire una cosa e ci tengo molto, perché tempo fa è uscita una mia intervista che parlava di un cambiamento. Okay. In realtà questo cambiamento non c'è stato, ma perché sicuramente ho avuto a fianco dei collaboratori che non, purtroppo, ecco, non mi sembravano idonei a tutto quello che mi era stato proposto. Capita, poi capita purtroppo, in questo mondo capita. Mondo capita. Ecco. Che scherzi. E quindi mi avevano proposto appunto un progetto dance che io ho deciso di non lavorare. Non mi sentivo al posto giusto, non mi sentivo a mio agio e molto lontana da quello che avevo studiato sempre, da sempre.
Poi mi arriva comunque un provino su Facebook da Ivan R. Ivan Rossi, che ringrazio particolarmente. Ciao Ivan, che salutiamo. Sì, che salutiamo, infatti. Anche lo conosce. Che conosco bene e non sapevo di questa collaborazione, l'ho scoperta per caso l'altro giorno. Il destino, come giro, tutto torna. Angelo, ecco. Bravo Ivan. Dai, così prendiamo la palla al balzo, insomma, e cerchiamo di venire anche con Ivan per presentarvi comunque questo nuovo singolo che ancora non è uscito e non vi posso fare ascoltare. Comunque, mi arriva questo provino, questo remix di In un attimo di luce, che le persone che mi seguono, insomma, conoscono molto bene. Una canzone prettamente dance, elettronica, ne ho parlato con i miei collaboratori e abbiamo deciso di lavorarla. Quindi sono gasatissima, adesso mi sento bene, ho le persone comunque giuste al mio fianco e ci ho voluto provare, vediamo un po' che cosa succede, speriamo bene. Io sono curiosissimo. Io pure ho visto anche qualche immagine, insomma, lo shooting di questo video. Molto particolare, vero? Sono veramente curioso. Diciamo che raccontiamo questo viaggio, ecco, con degli effetti speciali. Però vediamo anche i miei fans come reagiscono a questa novità e a questo cambiamento. E siamo in attesa, adesso vedremo quando, insomma. Io penso che reagiranno nel modo migliore, anche perché se tu hai deciso di prendere questa strada, loro la prenderanno con te. Però gli artisti non si devono bloccare, è giusto che escano anche, insomma, con le nuove canzoni, con i video, anche in questo periodo, perché molti dicono, vabbè, adesso c'è il lockdown e si fermano, ovviamente sia per questioni logistiche, perché non possono uscire, non si può lavorare, sicuramente. Si può girare, Però, insomma. Però è l'unico modo per sentirsi un po' vivi, Fabrizio. Esatto, no? Quindi io invito comunque a continuare, a perseguire, insomma, la strada. Momento di crisi è anche un momento di riflessione e di rinascita. Vedi, Ilaria è piaciuta l'idea, ha girato il video. Capito? Appena sarà. Capito? Insomma, mica come te, sai. Allora, siete bellissimi. Mi fai salutare un secondo? Mi inquadri un attimo lo studio 2, Jazzy Giorgio, che ci è mancato tanto. Jazzy. Maestro Jazzy Giorgio, ha mascherato di tutto punto. Oh, ci sei mancato, Jazzy. Levati un attimo la mascherina, facci vedere un po', insomma, dai. Ecco. Rimetti la mascherina. Rimetti la mascherina, lascia vedere. Pensavo ti fossi tolto la barba. Ho detto, poi togli la mascherina, non c'ha più la barba, invece no. Allora, dai, facciamo un altro live, avete un qualcosa? Ma certo, Fabrizio, assolutamente sì, siamo pronti. Cosa ci fai ascoltare? Destinazione Paradiso. Ma dai. In questo giro tondo si volta e perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi sono voltato anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre. E più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti, anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi, perché in questo giro tondo d'anime non c'è sto per scrollarsi via di dosso. Quello che ci è stato detto è quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è. C'è che prende un treno che va a Paradiso città. E vi saluto a tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo. Senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prendo
seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso, paradiso città. Siete bellissimi, siete bellissimi e bravissimi, insomma. Ma bravissimi. Destinazione Paradiso, Ilaria Credaro, accompagnato dal maestro Jesse Giorgio, nello studio 2. Mio Giorgione. Appena rifatto proprio per fare i live, ha anche tutte le luci, tecnico delle luci, insomma. Diamo insomma merito anche al lavoro effettuato, che è veramente bello. Adesso tocca ospitare, speriamo che non ci ritappano qua, Angelo, che non ci richiudano. Ma non volta. Ci pensare, guarda, per il momento non pensiamo all'attappamento. Così possiamo dar, insomma, dai, facciamo suonare live, le band, anche chi ha dei nuovi progetti, vuole venire. Noi, insomma, se reputiamo, insomma, che sono bravi e le vogliamo far ascoltare. Insomma. Se reputiamo, abbiamo sono bravi. Fantastico studio. Allora, va bene. Come siamo messi? Come... Siamo messi che siamo in chiusura. Siamo già in chiusura. Siamo dai, in chiusura, no, abbiamo iniziato tardi. Abbiamo lo studio sforicchiato. Però, lo so, tu dici che mai non so. Abbiamo sforicchiato un po', eh. Però, insomma, dai, i tecnici sono stati bravi qua. Corrado, Tatangelo, il nostro regista. Certo. Il piccolo principe, il piccolo principe che mi parla nella trompa di Eustacchio, no? Prima era tu sai che mi piace dare il nome, prima era Carlo Reina, adesso capirai. Lo sappiamo noi, si chiama il piccolo principe, insomma, adesso. Vabbè. Che ragazzo mi è innamorato. Allora, che cosa vogliamo fare? Io non so se di là hanno un altro brano. No, volevo sentire Ilaria, Ilaria sul l'inedito, insomma, che è uscito qualche mese fa, insomma, l'ultimo, sì, sui digital. Vuoi invitare, insomma, chi ti vuole ascoltare, chi ti vuole vedere? Dov'è vuoi... che ti trovano digitalmente? Allora, su tutte le piattaforme social, YouTube, Spotify, Amazon, ma anche sulla mia pagina Facebook troverete il link per poterlo condividere. Anzi, condividete, commentate se potessi, e vi ringrazio perché per me è molto 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 importante. Questo mi sembravi Sparta. Commentate, condividete. Musical live, bisogna fare la musical live. A diretta live, musical live. Vero, vero, vero. Insomma, dai, adesso fra un po' diremo, insomma, un po' di cose dove trovarci. Fra un po' io poi gli faccio un altro, l'altro live glielo faccio fare sicuramente, lo sai io. Sono fatto così, quindi riesco a far fare le cose alle persone. E allora se devi farglielo chiedigli. Ma tu ti rendi conto? No. Qua... Stasera ti massacro, dimmi. Ma non è mio. Che andiamo in prima serata su Extra TV a Canale 94 fra un'oretta circa. Ah, questa cosa ancora non mi è entrata nel cervello. E non dire entrata, insomma, per favore. Oh signor. Allora, dalle 9 alle 10 su Canale 94, codesta puntata va in onda su Extra TV, così proprio cotta e mangiata, quindi se facciamo cazzate, ecco, vedi il già ne hai fatta una, ma tu la fai appena esce di casa, non lo possono mettere, insomma. Come disse Mandrake, sì, ma vogliamo, bravo, tu hai detto Mandrake, e poi mi hai ricordato questa cosa, vogliamo dedicare un 30 secondi a ricordare Gigi Proietti, insomma, dai, che possiamo dire? Cioè possiamo dire che la fortuna di una persona come Gigi Proietti è che resta in eterno, è un maestro che resta nonostante non ci sia più. Febbre da cavallo, io il film lo so a memoria, che ti devo dire? Prima che morisse, pure se te lo dico, che te lo dico a fa? È stata una grande perdita, poi pure Stefano Dorazio, insomma, batterista dei Pooh, 50 anni di storia, 30 album, cioè hanno fatto talmente tanti album e canzoni che... non lo so, forse solo i nomadi riescono, che tra l'altro Ilaria apriva i concerti dei nomadi, certo. Diciamo come longevità tra Pooh e nomadi, cioè una, insomma, forse sono le uniche due gruppi musicali italiani che hanno questo lungo percorso, altri non, a memoria così non me li ricordo. Probabilmente perché tu non hai memoria. Ilaria, ma allora, dall'altra parte dello studio. Eccoci. Mannaggia, vabbè, dai. Ricordiamo, insomma, Gigi Proietti e Stefano Dorazio. Avete a disposizione un altro brano? Certo, Angelo. E siamo già pronti. Che bella cosa. Pensavo di coglierli in fallo. Che bella cosa.
un altro brano, musica live e poi chiudiamo. Senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo. Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione, debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Questo è il senso del tuo vagare, forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male, forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Grazie. Che bello, grazie, grazie Ilaria per questa lezione di Sally, veramente bravissima. Hai visto che voce limpida che ha questa ragazza. Siamo immersi nella immersi canzone. Nell'ambient, poi insomma, bellissimo. Grazie Ilaria, sei bravissima. Sei grazie a voi bravissima. Ragazzi, grazie mille. Bravissima, bellissima, e Jazzy è solo bravissimo. Vabbè, col cielo. Zozzo! Oh, Jazzy, ci dobbiamo vedere insomma tutti insieme e fare un po' sì, di sì, canzone. Sì, sì. Dobbiamo fare un po' di casino prima delle 6, ovviamente. Sì, sì, fatevi vedere da uno bravo. Da uno di PCM, insomma, non si può. Va bene, allora ringraziamo dall'altra parte allora, dello studio Jazzy, George e Ilaria, così noi torniamo di qui. Grazie, grazie ragazzi per essere grazie, stati con ragazzi, noi. Grazie ragazzi, grazie mille. Andate a cercare Ilaria Gaetario su tutti i social. Esatto. E io grazie. Spero insomma che su YouTube. E prima o poi uscirà con il suo CD. Insomma, dai. Sì, no, io sono curioso del video. Sono anni della che aspetto nuova, il CD, la new version insomma. Della canzone. E il video che uscirà di Un attimo di luce. Allora, grazie Ilaria, grazie Jazzy.
Ringraziamo anche gli ospiti che ci sono stati, Renzo Varetta, Lorenzo Varetta, con C'è un bo' nella canoa, cover di Andrea Mingardi della Sottotetto Records, e Giuseppe Anastasi che ha presentato il suo nuovo album Schopenhauer e altre storie. Insomma, bellissimo disco, ha fatto vedere anche insomma il CD, spero che anche lui possa tornare a fare i live, insomma, specialmente la prossima estate, insomma. Esatto, esatto. Perché manca a tutti, manca a tutti in questi manca, ma torneremo più agguerriti anche mai. Anche a te, Angelo, un po' manca. A me, no, ecco, sono da paranoia, vado in analisi tra un con po'. Con la Triviani, la Sciarrata Acustica, insomma. Stiamo accusando il colpo. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di noi cerchiamo di mettere la pezza. Signori, siamo giunti alla fine. Allora, è inutile che la tiri per le lunghe. Cercateci su Diretta Live Music su Instagram, il nuovo canale su Instagram. Cercate, seguiteci su Instagram. Followateci su Facebook. Su ringraziamo Facebook. I nostri sponsor nel Sottopancia. Sottopanza, ringraziamo gli sponsor. Sono con noi. La puntata a breve, tra un'oretta scarsa, la potete vedere nuovamente sul Digitale Terrestre 94 canale. Di Extra TV. Extra TV. Grazie alla regia. Grazie a te, grazie alla... Io ti lancio qualcosa. Buttiamo le scalette. Come sempre, buttiamo le scalette. Vi aspettiamo. Lo so che non si può toccare regia, ma se quello mi fa ritocco, vabbè. Che fai, tocco, ritocco, e non si fanno. Allora, okay. Vi aspettiamo mercoledì prossimo, nella nuova stagione di Diretta Live, nuova fascia oraria, dalle 19 alle 20. Non mancate. Mercoledì prossimo, state sempre con noi. Qui. Sigla! Se ti piace la mia voce, resta insieme a noi. Seguici in diretta live. Andare l'emozione, la felicità di un'oretta insieme a noi. Se ti perdi la diretta, tanto noi siamo qua.